Eccoci qua con un video haul. Ho appena finito di girare il video sui regali di Natale e come vi ho accennato appunto in quel video, ho fatto un disagio praticamente quest'anno perché mi hanno regalato veramente tante scarpe e in più prima di Natale ho fatto degli acquisti io e ho comprato altre scarpe. Quindi per farvi vedere un attimo che tipo di disagio mi sono imbattuta, vi mostro pian piano quello che ho preso, quindi una specie di video haul, quindi in realtà è una specie, è un video haul, vi faccio vedere pochissime cose che ho comprato prima di Natale, comunque nel periodo prima, perché sapete tutti quanti, almeno da noi c'è la regola, che prima di Natale non si può acquistare una beata mica, scusatemi il termine, perché sennò potresti rovinare un regalo. Ok, quindi uno evita. Tranne che una cosa che tante persone non sanno e che ti serve proprio assolutamente. Quindi, per chi non avesse visto il video sui miei regali di Natale, quindi tutte le scarpe che ho ricevuto, vi prego di andare qua sotto nell'info box o comunque nel video precedente, perché non ho più registrato, quindi sono sicura che è il video precedente. Vi faccio vedere adesso quello che ho preso io. Allora, partiamo punto, appunto, appunto, appunto dalle scarpe. Quindi vi faccio vedere i miei acquisti. Queste qua le ho già utilizzate, a differenza delle altre, quindi le vedete un po' più malconce. Come sono? Questo stivaletto, sempre appunto nero, dico sempre proprio per il motivo che ho appena finito di registrare l'altro video, scusate. Comunque, che ha questa specie di calzina qua, vedete? Ed è fantastico, si chiude tutto così ed è semplice, fantastico, io l'adoro, sono comodissimi, sono leggeri, io ci guido con queste scarpe, ci vado a lavoro tutta una giornata, non mi fanno male i piedi, fantastiche. Sempre per rimanere in tema ho preso quest'altro paio di scarpe che è diverso dalle altre, perché dovete sapere che per me tutte le scarpe sono diverse e tutte hanno un fine e uno scopo. Adesso ve lo allaccio così vi faccio vedere. Questo qui è molto più bello assai perché oltre a non dover smetterlo, oltre a non dover mettere la calza tanto alta perché se no si vede e quindi è brutto, invece nell'altro si può mettere le calze quelle bruttine, farvi capire, qui è bello proprio perché si vede il piede nudo e quindi magari con un vestito oppure magari con dei jeans un po' più corti, ecco, queste cose le preferisco con questo paio di scarpe e lo adoro anche questo. Entrambi li ho comprati dal CVG Moda e li avrò pagati sui 30 euro. Ecco, questo è stato più un regalo perché me l'ha regalata mia cugina. Sono scarpe bellissime, sono di Zara, vedete? Queste qua sono fatte così, hanno lo stile è lo stesso, sono un po' più scomode, hanno il plato più basso e sono molto rigide queste, a differenza delle altre sono più pesanti, sono di Zara, come potete vedere, e il disagio delle 800 scarpe nere si può appunto andare avanti. Poi sono passata da Primark per vedere un po' i regalini di Natale, queste cagate qua, e mi sono comprata solamente questa, che è una collana, un choker, si dice choker? Io lo chiamo choker, ragazzi, vabbè, fa niente. Fatto così, quindi, che ha la cordicina sotto, quindi un'altra collanina. In questo caso c'è il fiorellino col brillantino. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Così. Però, in realtà si possono cambiare con tutti questi ciondolini che ci sono e l'ho pagata 4 euro ed è bellissima, mi piace particolarmente. Adoro un paio di ciondolini, l'unico che non mi piace tantissimo è questo qua, però non lo indosserò. Comunque sono veramente veramente carine, quindi una collana con tanti ciondolini per far sembrare appunto che sia diversa. Poi andiamo avanti. Questo è il bustone di CVG Moda, dove sono gli unici acquisti che ho fatto. Ho fatto un paio di acquisti da Calzedonia. Ho comprato giusto un pantalone e queste calze qua fatte con questa trama che sono beige con il ricamino nero, perché mi piaceva come ci stavano con questi pantaloni. Adesso li vedete super mega stropicciati perché li ho buttati veramente come non lo so, di pelle nera. Fantastici, sono super mega morbidi e sono a vita alta. Sono così, vedete, sono a vita alta e questi pantaloncini di pelle morbida. Oddio, sembra una cosa molto aggressiva. Vi posso garantire che una maglietta nera sopra e le calze super mega coprenti
non siano neanche questa cosa aggressive. Ho comprato un sacco di body, mi piacevano tanto, non lo so, ero in stra mega fissa con questi body e li ho voluti comprare. Alcuni li ho già indossati, altri no, tipo questo qua non l'ho indossato ed è così, è veramente bello, è super mega scollato, questi non vanno con i reggiseni o cose del genere. E vedete, dietro è semplice, così vedete solo la schiena scoperta ed è a body. Ma è veramente bello, guardate, così. E questo qui l'ho pagato 13,99 euro. È bellissimo. Cioè, questa roba l'ho tenuta nel sacchetto con la speranza che prima o poi avrei fatto il video. E mi sento molto orgogliosa di me. A quest'ora non avrei potuto fare nulla se non avessi lasciato le cose lì. Questo body, che è bellissimo, è un semplice body nero con qua una scollatura esagerata, quindi vedete, trasparente, fantastico. Questo qua è bellissimo e dietro anche molto semplice, a magliettina. E questo qua, anche questo sui 16 euro, 13 euro, ma il prezzo più alto è forse 16-17 euro. Questo anche l'ho già indossato ed è molto molto bello, è fatto così. Quindi anche questo senza reggiseno, perché hanno comunque un po' di coppa preformata. Cioè, vedete, un po' per rigidino qua, una specie di bustino rigido per far tenere la V bella larga. È fatto così. Veramente, veramente bello, 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 bello. Quindi un body. Stesso prezzo. Questo è fantastico. Infatti ero indecisa se indossare questo, ma siccome sono ingrassatissima, ragazze, di brutto... mi sa che balzerà e lo metterò così tanto per, non per Natale, cose del genere, perché mi piace veramente tanto, però non lo so, non mi sento più adesso così in forma, sono stra mega ingrassata. Comunque, questo body super mega aderente, attillato, semitrasparente, però in realtà non segna così tanto come può sembrare, comunque con qualcosa di vita alta. Dietro ha la particolarità di avere questo buco ed è bellissimo, questo è veramente veramente bello, cioè fantastico, ed è morbido, cade veramente bene. E questo qui 15 euro, bello 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 bello. Questo body qui, oddio, cosa non è? Ditemi cosa non è. È praticamente tutto in velluto, e quest'anno il velluto va tantissimo, è semi trasparente tutta la parte di sopra con questa decorazione di pizzo. La schiena è scollatissima. Bellissimo. Questo è spettacolare. E questo infatti costava 16,99 euro. In ultimo ho preso una giacca da mettere sopra ai body. Perché? Perché io ho un po' di fisse per le braccia, come sapete, quindi un minimo mi sento più a mio agio coprirle. E ho trovato questa giacca che è bellissima, fatta così, è morbida. Oddio, poi ve la mostro. Fatta così, vedete, è morbida e con tutta questa fantasia qua. Ecco, forse si vede. E di quelle morbide, di quelle che stanno veramente bene con questi body, con queste cose, quelle eleganti, la trovo fantastica. E questa costava 15,99 euro. Allora, io sono stata bravissima, perché comunque il video è durato solamente 10 minuti, quindi ho fatto un video praticamente un haul cortissimo. Già che ci sono, vi mostro un altro acquisto che ho fatto in questo periodo, che mi sta piacendo tantissimo, che è questo rossetto della B Makeup, che è quello di limoni, che ha questo rossetto marrone. Ciao ragazze, che cosa non è questo rossetto? È marrone, non è quello che indosso adesso, perché questo è quello della Mulac, però è fantastico, è cremoso, dura, perché dura per essere un rossetto normale, quindi non matte, non super mega resistente, comunque mi dura ed è fantastico. Questo qua lo adoro, infatti ne ho comprati due, uno da lasciare in borsetta, e io ho questa fissa perché le cose nella postazione mi rimangono nella postazione, quindi se mi piace veramente una cosa me la compio doppia, e l'ho fatto spesso.
spesso questa cosa per portarmela dietro, quindi questo l'ho comprato doppio e lo adoro. Guardate che bello questo rossetto marrone. Nulla, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. So che in questo periodo non sto caricando tantissimi video, so che non sono super mega presente, sto passando un periodo un po' così e quindi preferisco fare quello che mi sento di fare quando ho voglia di farlo. Ecco, diciamo così. Infatti, come vi dicevo, questo sacchetto l'ho tenuto veramente da un po' di mesi, cioè un mesetto e mezzo quasi, quindi è tantissimo, proprio perché avevo la voglia di mostrarvi le cose, ma non avevo voglia di prendere la videocamera in mano e farlo. Cioè, ci sono due cose contrastanti che mi girano nella testa, che mi stanno frullando. Ho un po' un umore strano, quindi ci tenevo comunque a dirvelo, che non è che vi sto trascurando o cose del genere, ma è proprio una questione che ho bisogno di arrivarci con calma, ecco. Riprendere con calma e anche con i vlog, so che me li state chiedendo in parecchi, mi scrivete su un privato se perché non faccio più vlog, se mi sta succedendo qualcosa. No, ragazzi, semplicemente è un attimo un po' così. E cioè, famiglia, tutto a posto, è una cosa mia personale. Sapete quando vi svegliate la mattina e dite ho un problema, ecco, è così. E quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!